Grecia, ritenuta credibile l'ultima proposta di Atene, si spera finalmente in un accordo. Il Parlamento europeo approva le raccomandazioni sul TTIP e avverte la Commissione: l'ISDS è morto. Immigrazione: si fatica a trovare un accordo sulle quote, tutto rimandato a una nuova riunione. Sembra arrivata davvero la fase finale, la partita del rinnovo del prestito alla Grecia. Forte del consenso ricevuto con l'affermazione del no al referendum di domenica scorsa, Alexis Tsipras è tornato al tavolo delle trattative, convinto di poter raggiungere un accordo. E per farlo, insieme al nuovo ministro delle Finanze Tsakalotos, ha elaborato una nuova proposta, definita seria e credibile da Hollande, nella quale cede su quasi tutta la linea, resistendo in parte sugli sconti alle isole, ma solo le più piccole, e chiedendo più tempo o misure compensative per gli interventi più dolorosi. In cambio ottiene però aperture sul punto che sta più a cuore ad Atene, la ridiscussione del debito, aperture che fino al referendum non erano mai state fatte. The realistic proposal from Greece will have to be matched by an equally realistic proposal on debt sustainability from the creditors. Only then will we have a win-win situation. La palla ora passa all'Eurogruppo, che dovrà valutare le riforme contenute nella proposta e, nel caso non si riesca a raggiungere un via libera a livello di ministri, all'Eurosummit, che dovrebbe riunirsi domenica. E se anche questa volta non si arriverà a una fumata bianca, si prospettano davvero i peggiori scenari. Le trattative non sono state facili e un mese fa si è addirittura corso il rischio di far saltare tutto, ma alla fine il testo redatto dal deputato socialista tedesco Bernd Lange ha messo d'accordo tutti, o quasi. Mercoledì il Parlamento europeo ha approvato con 436 voti favorevoli, 241 contrari e 32 astenuti la risoluzione che vuole fornire alla Commissione una serie di raccomandazioni e soprattutto identificare le linee rosse da non superare durante i negoziati sul trattato di libero scambio fra l'Europa e gli Stati Uniti, meglio conosciuto con la sigla TTIP. Le preoccupazioni di gran parte dell'Aula riguardavano la possibile inclusione nell'accordo degli arbitrati privati per la risoluzione delle dispute fra investitori e stati, l'ISDS. Preoccupazioni superate grazie al fatto che nel testo definitivo si chiede di sostituire gli arbitrati con un nuovo sistema trasparente, retto da giudici togati, che preveda la possibilità di fare appello. Non tutti però hanno accettato il compromesso, 56 eurodeputati socialisti si sono ribellati alla linea del partito e hanno votato no al TTIP. Forte del mandato parlamentare, settimana prossima la Commissione comincerà il decimo round di negoziati sul trattato, durante il quale però gli argomenti più spinosi, come il nuovo ISDS, non verranno affrontati. Quasi impossibile che il trattato venga ratificato entro la fine dell'anno, come speravano la Commissione europea e anche il governo italiano. Ma attenzione! Und das ist nicht ein Firlefanz, sondern das ist ein klares Mandat für die Europäische Kommission, mit dem wir ja dann bewerten werden, wenn ein Text vorliegt, ob wir diesen Text akzeptieren können oder nicht. La risoluzione approvata dal Parlamento, insomma, è solo il punto di partenza per una battaglia che si preannuncia ancora molto lunga. Qualche passo avanti è stato fatto, ma il risultato ancora non c'è. I paesi europei faticano a trovare un compromesso sull'accoglienza dei 40.000 rifugiati che si è concordato di redistribuire da Italia e Grecia. A giugno un Consiglio europeo tesissimo ha optato per un sistema di redistribuzione non obbligatorio e ha lasciato ai ministri degli interni l'onere di stabilire quanti migranti debba accogliere ogni paese. Ma il compito è tutt'altro che semplice. Si è dovuto ammettere che l'intesa per ora non c'è e convocare una nuova riunione per il prossimo 20 luglio. Very constructive discussions at political level this afternoon, and I can tell you that we made progress, especially on resettlement, but we are not there yet. Da superare rimangono le reticenze di alcuni paesi, Austria e Spagna in testa, e le incertezze di altri, ancora prudenti sulle cifre. Per il momento si sa solo che la Germania ha deciso di accogliere 9.000 profughi da Italia e Grecia, più di quanto la Commissione avesse chiesto al paese di fare. La Francia, invece, conferma le quote elaborate dall'esecutivo comunitario e accoglierà 6.752 migranti su 40.000. Il resto rimane da vedere. Un'intesa è già stata trovata invece sui cosiddetti reinsediamenti,
migranti, e cioè l'accoglienza di migranti bisognosi di protezione che si trovano ancora in paesi terzi. Su questa cifra, 20.000 rifugiati, l'accordo già c'è e anzi la disponibilità è ad accoglierne qualche migliaio in più. Un risultato possibile grazie anche alla disponibilità di paesi non UE come Svizzera, Norvegia e Liechtenstein, che si sono spontaneamente offerti di contribuire. Una volontà di collaborare che si spera ci sarà nei prossimi giorni anche da parte degli stati dell'Unione Europea.